No, l'idea è molto curiosa, anche perché è qualcosa di molto innovativo e comunque ci permette di capire cosa potrebbe succedere se fra un paio di anni non prendiamo a cuore la situazione. Quindi magari invece di avere un mondo più pulito, più bello, potremmo avere, diciamo, pieni di spazzatura. Beh, un bel contrasto, diciamo che insomma, diciamo, quello è il tempo da cui uno, diciamo, uno viene, un'epoca lontana in cui le case erano un po' diverse, però non erano case, quello è un castello, per cui diciamo, e metterci a fianco un edificio fatto di rifiuti è un bel contrasto, insomma, rimane impresso come... Incuriosisce vedere una casa fatta di pezzi di chitarre, grammofoni, cerotti, lettere, cose che normalmente si trovano purtroppo sulle spiagge, che vorremmo tutti che non ci fossero, perché anche in Italia abbiamo questo problema. Abbiamo un po' di spiagge che fanno un po' schifo e che dovremmo ripulire tutti. Questo progetto di Save the Beach Hotel mi pare che sia una buona iniziativa, urgente, emergente, bisogna cominciare adesso, subito, già. Infatti questo è niente, capito? C'è una marea di plastica nel mare, cioè c'è una zona del Pacifico piena di plastica, quindi bisogna cominciare a pulire le spiagge, ma non solo le spiagge, bisogna pulire tutto, bisogna pulire il mare, quindi se questa iniziativa dell'hotel tende a sensibilizzare in questo senso le persone, secondo me è positiva e bisogna fare qualsiasi cosa in questo senso. Allora, io penso che è un'iniziativa bellissima, perché la gente quando va al mare si accorge che è sporco attorno a sé, mentre invece normalmente in città non nota tanto, però quando sta in costume e sta sulla spiaggia si lamenta, ah è sporco, è sporco, è sporco, mentre invece noi dobbiamo iniziare a farlo prima a casa nostra, dopo riusciamo a pulire anche le spiagge, quindi se voi riuscite a sensibilizzarli lì forse riusciamo a fare anche il passaggio successivo, quindi per me è un'iniziativa bellissima, però spero che poi diventa qualcos'altro. Allora, mi chiamo Silvio, vivo a Roma, vivo qua da tanti anni, però è la prima volta che sono entrato nella villa e non mi ero accorto di queste cose che state facendo, per cui faccio i complimenti perché non pensavo che fosse possibile creare una struttura del genere con materiale della spazzatura, insomma. L'idea di costruire un hotel fatto di spazzatura mi sembra molto molto interessante per diversi motivi. Uno, perché è un bel messaggio, nel senso che da oggetti di cui solito ci liberiamo in realtà può nascere un'opera d'arte. Due, perché secondo me quest'opera ci ricorda e ci fa capire un po' che cosa potremmo andare incontro se non iniziamo a rispettare le nostre spiagge. Più che altro di farci dormire anche della gente dentro mi sembra davvero davvero eccezionale, quindi invito tutti quanti a passare a vederlo nei prossimi giorni. Cercherò di passare anch'io non appena sarà terminato, perché vedo che manca ancora un piano. In più mi hanno detto che il tetto sarà fatto con del prato, quindi sono molto curiosa di venire a vederlo.